Potrei essere un po' in conflitto, proprio per le accuse che ho ricevuto in questi giorni, che sono stato accusato di aver votato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, quindi automaticamente sono uno di quelli che si è venduto, che vuole male al proprio territorio, che vuole dividere l'Italia in due. Allora faccio prima una riflessione. La Costituzione mi pare che dice che la nazione è una e indivisibile. L'unità d'Italia risale a oltre 150 anni fa. E se così è, per quale motivo l'alta velocità si ferma a Salerno da una parte e a Taranto da un'altra? E se così è, perché l'autostrada si ferma alla barriera di San Severino da una parte e a Taranto da un'altra? Ma se così è, per quale motivo, per doverci curare, siamo costretti ad andare nelle strutture sanitarie del nord? Allora mi pare che in realtà fino a ieri l'Italia probabilmente era divisa. Mancava solo, io per banalizzare dico, manca solo un fosso di scolo o un torrente che collega Salerno a Taranto per avere la divisione fisica del territorio. Invece io ritengo che con il DDL che abbiamo approvato, e lo abbiamo approvato solo dopo che ci siamo garantiti determinate cose. Guardate, io in questi giorni, proprio per evitare che qualcuno potesse dire che voglio giustificare a tutti i costi quello che ho fatto, preferisco leggere quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo proposto un emendamento con il quale abbiamo modificato l'articolo 4 e recita testualmente: si può procedere al trasferimento delle funzioni, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, per al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni. Che cosa significa questo? Significa che intanto, se non ci sono i decreti legislativi che stanziano i fondi, non parliamo di niente. Significa che se non entrano in vigore questi decreti legislativi a garantire i livelli essenziali di prestazione che devono essere uguali in tutte le regioni, non stiamo parlando di niente. Significa che non possiamo avere disparità di trattamento tra una regione e l'altra, perché altrimenti non si può attuare. E io sarei responsabile, mi dovrei sentire responsabile per aver tradito il Sud, ma io penso che così facendo il Sud in qualche modo lo abbiamo garantito. Per non parlare poi dell'attenzione che il governo sta rivolgendo verso il nostro territorio, e penso che chi segue un attimo di politica se ne rende conto. L'ultima, proprio a partire dal Ministro del Mare, che in realtà purtroppo si sta occupando più di protezione civile e non di mare. 19 milioni di euro destinati alla Calabria per il ristoro dei danni dell'alluvione dell'anno scorso. E qui c'è gente che aspetta ancora il ristoro dei danni del 2012, del 2013, del 2014. Noi invece ci siamo preoccupati già a stanziare fondi che in realtà ci sono e sono stati già dirottati alla Regione Calabria per ristorare i danni delle alluvioni dello scorso anno. 3 miliardi perché naturalmente è chiaro che l'identità territoriale sta anche in questo, cercare di difendere il proprio territorio e cercare di portare un po' di acqua al mulino. Nella prima finanziaria che abbiamo approvato abbiamo previsto 3 miliardi per la realizzazione della SS106. E io con una battuta vado dicendo che il giorno che in aula abbiamo approvato la finanziaria, all'interno della quale c'era un capitolo specifico che prevedeva 3 miliardi per la 106, siamo stati attaccati dai 5 Stelle uscente, che volevano sapere che fine avevano fatto dai 5 Stelle uscente di questo territorio, volevano sapere che fine avevano fatto i 500 milioni che loro avevano previsto nella finanziaria precedente. Non si erano neanche accorti che i 500 milioni erano diventati 3 miliardi, quindi per 6 volte. Con 500 milioni forse non ci avremmo fatto neanche una pista ciclabile, con 3 miliardi probabilmente forse riusciremo a farci almeno qualche tratto di strada, e comunque grazie a quei 3 miliardi finalmente è iniziata la progettazione definitiva del tratto Sibari-Coserie e del tratto Crotone
Crotone e Catanzaro. Io penso che questi sono già dei buoni risultati, questo dimostra che effettivamente c'è l'attenzione da parte del governo verso questo territorio, per non parlare poi delle risorse che sono state devolute alla regione, 12 milioni di euro da devolvere ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, 500 milioni sempre alla regione per il dissesto idrogeologico. Ma io proprio per evitare questo gap che c'è tra noi, o meglio tra il nostro territorio e l'altra parte di territorio, qualcuno dice che l'Italia viaggia a due velocità, l'ho citato prima, l'autostrada si ferma a Salerno e a Taranto, la linea elettrificata anche, ma noi abbiamo una Calabria che da una parte viaggia e da una parte purtroppo è ferma. Sulla Tirrenica c'è la linea elettrificata e qua fino a qualche giorno fa avevamo ancora la Lettorina. E ci preoccupiamo dell'Italia del nord e dell'Italia del sud, ci dovremmo preoccupare principalmente di questa Calabria che viaggia a due velocità. Io mi sono posto il problema, e mi sono adoperato. Ho sentito parlare 5-6 anni fa che c'era un progetto dell'elettrificazione della costa ionica, da Sibari fino a Crotone, Catanzaro, Lamezia. Beh, sono andato a vedere che fine aveva fatto quel progetto era nei cassetti fermi, nei cassetti della regione, nei cassetti delle sovrintendenze, nei cassetti del ministero. Mi sono messo al lavoro e in 80 giorni siamo riusciti a far approvare il progetto. Quel progetto che il 18 gennaio ha visto l'ultima scadenza per la presentazione delle offerte ed entro fine febbraio verranno aggiudicati i lavori ed entro fine marzo inizieranno i lavori. E già in questo bando è previsto che i lavori si devono completare in primavera del 2026. Che significa? Che in primavera del 2006 riusciremo ad avere l'elettrificazione che ci darà la possibilità di avere dei treni più adeguati. Finalmente stanno arrivando dei treni, adesso sono arrivati qualche giorno fa dei treni ibridi, batteria, gasolio e con l'elettrificazione. Però l'elettrificazione non la possiamo utilizzare perché non c'è. Provate a immaginare quando sarà finita l'elettrificazione, da Sibari a Lamezia potremmo andare tranquillamente col treno senza necessità di andare a prendere la macchina per raggiungere l'aeroporto di Lamezia e forse a quel punto inizieremo a uscire dall'isolamento. Così come mi sono preoccupato, ma perché effettivamente l'alta velocità si ferma a Taranto e non arriva fino a Sibari, che per noi potrebbe essere una grande soluzione? Beh, sapete cosa mi ha risposto Trenitalia? Che i treni Freccia possono viaggiare solo fino a metà ponte, perché la linea ferrata da Metaponto a Sibari non è collaudata fino a 140 all'ora, ma può viaggiare solo a 90 all'ora, ragione per cui i treni alta velocità, che non sono ad alta velocità, i Freccia, perché manca l'elettrificazione, sul tratto Metaponto-Sibari non possono viaggiare. Che cosa ho fatto? Ho rigirato la richiesta a RFI, che è competente in materia, e gli ho chiesto di fare uno studio di fattibilità per adeguare la tratta ferrata da Metaponto a Sibari e renderla percorribile, prevedere degli investimenti per renderla percorribile anche per le Frecce, perché non è detto che la Freccia deve arrivare a Metaponto e noi naturalmente dobbiamo essere figli di un Dio minore.